Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata con zucca, spinaci e taleggio. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono una dose di pasta brisè, spinaci surgelati, zucca tagliata a pezzetti, uova, latte, panna, taleggio, rosmarino, sale, pepe, olio e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Un cucchiaino di sale. Posizioniamo il cestello con gli spinaci surgelati. Chiudiamo con il coperchio, posizionare il varoma con la zucca, condire con un po' di sale, un po' di pepe, qualche rametto di rosmarino, e l'olio. Chiudere con il coperchio e cuocere per 25 minuti, temperatura varoma, velocità 1. La zucca è cotta. Gli spinaci sono cotti, posizionare sulla base della crostata e svuotare il boccale. Abbiamo svuotato il boccale, mettere nel boccale le uova, il latte, la panna. Il sale, il pepe ed azionare il bimby per 20 secondi a velocità 4. Il composto è pronto. Mettiamo adesso il taleggio. Versare il composto. E cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 30-35 minuti circa. La crostata è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Crostata con zucca, spinaci e taleggio. Grazie e alla prossima ricetta!